Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video, sono Focus, yes, dal titolo Come valutare correttamente una casa. Prima di andare avanti in questo tema stuzzicante, ok, e mi presento, sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare a Bologna da quasi 21 anni, anche se non sembra, sono più giovane, bevo il tè verde, eccetera, eccetera, eccetera. E abbiamo ottenuto a livello di team dei importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale come numero di case vendute, eccetera. Abbiamo attirato l'attenzione di media importanti come Sky, CNBC, eccetera, eccetera, eccetera. I video ovviamente sono visibili dovunque. E, ma soprattutto quello che ci interessa, al di là di tutto, al di là degli scherzi, è il fatto dell'apporto che diamo ai venditori quando decidono di mettere in vendita la casa. Mediamente le case in Italia si vendono in un tempo medio di 140 giorni, con il nostro sistema, si chiama Open House, ci mettiamo 42 giorni di media. E il secondo dato estremamente importante è che non trattiamo il prezzo, nel senso che la media in Italia è di trattare il 12%, l'11% del prezzo, per cui chiedi 200.000, te ne arrivano in tasca 178, 180, noi mediamente abbiamo uno sconto medio dell'1, per cui da 200.000 invece che 178, 198. Questo cosa significa? Che noi ci paghiamo da soli, siamo un investimento per i venditori. Se ti interessa approfondire, iscriviti al canale, ci sono un sacco di altri video interessanti, oppure sotto in descrizione hai un numero verde della nostra assistenza per chiamare e candidare casa tua se la vuoi vendere a Bologna, non andiamo fuori, oppure c'è un link che puoi compilare, poi se siamo interessati e possiamo aiutarti ti chiamiamo. Come valutare correttamente una casa? Allora, ci sono diversi metodi, partiamo dal primo, ok? Diciamo il primo, faccio anche proprio le percentuali, ok? Il primo è, vale il 50% del mercato, ok? Che è il metodo mio cugino. Con 2G. Ho parlato con mio cugino, che se ne intende, di edilizia, poi magari fa l'elettricista in nero in cantine, e mio cugino mi ha detto che casa mia vale X. Mio cugino mi ha detto che YZ. Mio cugino ha sentito, ok? Il fatto che tuo cugino non significa niente, ragazzi, perché tu prova a dirlo a un acquirente che viene a casa tua e gli la casa vale così perché me l'ha detto mio cugino. Poi vediamo cosa ti dà. Cioè, te la giro, anzi. Se tu andassi a vedere una casa che secondo te vale 180, lui vuole 200 e lui ti dice, guarda, me l'ha detto mio cugino, te cosa gli dici come acquirente? Dici, quindi? Quindi? Ok. Mio cugino non va bene. Ovviamente se vuoi vendere la casa, se non la vuoi vendere e vuoi collezionare acquirenti che vengono in processione a vedere casa tua, non va bene. Secondo metodo, ok, che corrisponde al 49% del mercato delle case che vedi fuori e invece è basato sul comparabile in vendita. Cosa significa? Questo è un errore che fanno anche molti miei colleghi. Facciamo finta che te hai una casa da vendere in via Mazzini 100 a Bologna. La casa sono 90 metri, ristrutturata. Quello che vai a fare è banalmente su un sito, vedi, fai finta che stai cercando la tua casa, per cui dici cerco in questa zona, cerco con queste caratteristiche ristrutturata, metri quadri quelli, clicchi e ti saltano fuori le case in vendita e tu dici, ok, vedo una casa 220 in vendita, ne vedo una 215 e ne vedo una 240. Quindi casa mia vuol dire che vale la media di queste cifre, 225. Ma parto da 245 perché la mia è più bella, ok? Qual è il problema, ragazzi? Signori, non ragazzi, signori, perché vedevo un attimo l'età media che guardano questi video hanno 55 anni. Signori, non mi permetterei mai. Che non vale niente questa roba qui. Perché gli immobili che voi state prendendo come esempio sono immobili che A, potrebbero non essere mai venduti i prossimi 10 anni, B, potrebbero essere immobili che vengono venduti a 50.000 euro in meno, ma voi non lo vedete dalla pubblicità, ok? Per cui andare a tarare, dove si trovano spesso queste situazioni, queste problematiche? Quando voi cercate un immobile più grande, 20 ACE, 350.000, e dite, ok, che differenza devo mettere rispetto al mio? E andate a vedere così. E voi dite, ok, quindi significa che devo tirare fuori 100.000 più quello che prendo il mio. Io arrivo in queste situazioni disastrose, disastrose, dove uno fa il conto che 250 invece non sono 250, perché ha utilizzato questo sistema. Non va bene. Non va bene se vuoi fare le cose bene. Il terzo modo, invece, è quello che usa l'1% delle agenzie, e noi lo utilizziamo da 6-7 anni, si chiama analisi comparativa sul venduto. Per cui, cosa facciamo? Facciamo sempre l'esempio di prima. Ho una casa in via Emilia 100 a Bologna di 80 metri quadri e ristrutturata. Invece che andare a vedere quello che è in vendita, io vado a vedere quello che è stato venduto.
ovviamente noi abbiamo accesso alla possibilità di entrare in un database nostro, anche interno della Remax, insomma, che è una multinazionale molto grande, dove io ti estraggo 2-3 atti rogiti di case vendute con le stesse caratteristiche nella stessa zona. Per cui non sto parlando di fare una valutazione andando a guardare i fondi del caffè, o mentre uno mi legge la mano, la linea, mamma mia, guarda che calli con la palestra, la linea della vita, ok? O guardo l'oroscopo immobiliare. No, guardo dei dati certi. Il fatto che sia stata venduta e rogitata è un dato certo del mercato, inoppinabile. Per cui magari ho 3 rogiti, vedo che è 180, 185 e 190, le 3 case vendute in zona. Mi significa che secondo il mio punto di vista la casa vale le 180-190, più è chiaro, più o meno, vado ad aggiungere e togliere quello che dopo 21 anni, signori, è la mia sensazione di esperto del mercato. Dopo che ho fatto centinaia di transazioni tutto l'anno, ho questa sensibilità e questa ovviamente rimane in mano a me. Per cui so che determinati palazzi hanno un valore in più rispetto all'altro, so che un affaccio verso un muro è diverso da un affaccio verso il verde, anche se il palazzo è lo stesso, ho la sensazione di quali piani valgono di più qua e sono sfumature che vanno a migliorare. Ma non vanno a migliorare mio cugino, vanno a ottimizzare questo, ok? Per cui, qual è il problema? Che tutti dicono, parto da una cifra molto più alta, tanto ad abbassare fa sempre tempo. Non funziona così, ragazzi, soprattutto in questo momento, dove le chiamate in entrata stanno calando del 30-40%. Per cui, se tu scazzi la cifra in cui vai fuori, significa che quando ti rendi conto di aver sbagliato dopo 2 mesi, molte delle persone che oggi sono interessate a comprare ci stanno ancora da dentro con il rapporto rata-reddito del mutuo, cosa che tra un mese potrebbe non starci, ma sto parlando nella verità, non sto esagerando o sto raccontando delle storie. Tutti i mesi aumentano i tassi e significa che in ogni aumento dell'1% c'è qualcuno in meno che si può permettere lo stesso mutuo del mese prima. Okay? Per cui se sbaglio, quello che succede è che accorcio il tiro tra 2 mesi, ma quelli che volevano comprare hanno già comprato e quelli che sono fuori sono più stretti rispetto a quelli che ci sono adesso. Ok? Per cui, metodo mio cugino, teschio, comparabile con gli immobili attualmente in vendita che non sono ancora venduti, fantasia. Questa invece, analisi sul venduto, per cui quando uno mi chiama, che io decido di accettare quel tipo di mandato, gli faccio una valutazione dove gli allego proprio i rogiti di vendita. Lui le vede, non è opinabile, ok? Questo è il sistema migliore, se non vuoi fare degli errori, se non vuoi perdere l'occasione, soprattutto se magari hai una chiara idea e un progetto. Se tu mi dici, guarda Simone, voglio mettere in vendita la casa, se la vendo tra 3 anni o tra 10 anni, uguale, non mi chiamare, perché non abbiamo tempo di girare così. Noi vendiamo le case al miglior prezzo, facendo l'open house, perché una cosa che mi rendo anche difficile, però vai a vedere le testimonianze che sono sul canale, è che quando tu parti da una cifra giusta di mercato, corretta, succede che attraverso un sistema che noi chiamiamo l'open house vengono 30 persone e il 30% delle volte, non sto scherzando, noi vendiamo una cifra superiore rispetto a questo, perché si crea l'effetto concorrenza. Questa cosa io l'ho studiata nelle aste. Quando andavo alle aste io vedevo che le case che si vendevano a una cifra superiore rispetto al prezzo di libero mercato. E mi dicevo, ma come? Io sono all'asta, dovrei comprare una cifra inferiore? No, perché la componente emotiva degli acquirenti sale tanto quanto la casa è appetibile per molti altri. E quindi ci sono due persone che per 1000 motivi decidono di fare un'offerta migliore rispetto anche al prezzo che vede, perché c'è X motivi, perché non vuole perdere quello. Una cosa acquisisce valore tanto quanto non è disponibile a tutti. Poi possiamo ragionare se sia giusto o sbagliato, ma non mi interessa, ok? Io faccio un mediatore e raccolgo le offerte. Tu sei il venditore e vuoi realizzare il massimo. Tutto il resto dei problemi del mondo bisogna mettere insieme in fila con una certa priorità. Va bene? Per cui questo è tutto, questo è il video. E se vuoi candidare a casa tua al prossimo open house o avere una valutazione seria di mercato, clicca in descrizione qui sotto, c'è il numero verde, il nostro link. Al prossimo video, ciao!